A me, come a tanti altri piloti, piacciono le piste un po' vecchio stile. Le ultime piste che sono state fatte si vede che sono progettate con il computer. Invece al Mugello le curve sono fatte per seguire le colline, no? Quindi è una sensazione diversa. Poi c'è un rettilineo lunghissimo che con la MotoGP si fa a 340 all'ora. Hai la sensazione che tutti i giri di prendere il volo, diciamo, prima di fermarti. E poi secondo me al Mugello c'è la serie di curve più bella dell'anno, che sono la Casanova Savelli, e poi fai giù in discesa e sali nelle due arrabbiate. Tutte le volte che la fai è una bella soddisfazione. In quegli anni era un periodo importante per il motociclismo italiano, perché eravamo forti come gli spagnoli negli ultimi anni, diciamo, nel senso che il MotoGP e i primi 3-4 spesso erano italiani, quindi eravamo i piloti più forti. A metà gara siamo riusciti ad andare via io e Biaggi, perché Biaggi quell'anno lì non stava andando tanto bene, ma lì quella domenica il Mugello era particolarmente veloce, e quindi abbiamo fatto un po' di lotta. Però quell'anno, nel 2005, ero molto molto competitivo, eravamo riusciti a migliorare moltissimo la moto del 2004, e quindi ero un pelo più veloce, e negli ultimi giri sono riuscito a passarlo, e poi abbiamo lottato, ci siamo sorpassati 2-3 volte, ma poi avevo quel pelo in più per poter andare via, e quindi per vincere davanti a tutti i tifosi, e poi per andare sul podio contro italiani, quindi è stata una grande.